Ciao a tutti! Ciao! Nuova challenge! Mi emoziono sempre quando faccio il ciao a tutti, mi palpita il cuore, vai ma tenti sempre di imitarmi. Vai a prendere un po' l'Apple Watch che mi sento le palpitazioni. Ma smetti la base. Io mi sono emozionato. Ma dai, comunque. Siamo con una nuova challenge! Iniziamo a gesticolare. Ci avete richiesto voi questa volta, quindi Baso non ha... Ma dai! Scusate, mi stavo perdendo nella gesticolazione. Gesticolazione. Mamma mia, che parole che ci gesticolazione. Inventiamo. E alla mattina ti svegli e poi così la colazione gesticolando. Guarda come sei bianco come una mozzarellina. Ma come bianco come una mozzarellina? Guarda, io sono... Rispetto a te, te sei all'equatore tutti i giorni. Ma io sono smetti. In ufficio chiuso all'ombra lì col computer. Ma l'unica luce che vedo è quella del screensaver. Devo mettere un bello screensaver del mare. Tipo del mare, esatto. Ma comunque... ci lavoro, vi faccio arriviamo al solo, sì. Non è che possiamo... Ogni volta parliamo a caso. Insomma. Questa è la emoji challenge che ci avete richiesto tantissimo e abbiamo aspettato a farla perché ho dovuto convincere Baso che non era una delle challenge che preferiva in assoluto. Diciamo che non è che mi entusiasmi tantissimo. Però poi alla fine secondo me esatto. Si può fare bene con tutto, ragazzi. Bisogna mettersi sempre alla prova, non vi preoccupate. Anche con uno stuzzicadenti si può fare una challenge. Una challenge. No, ne aveva trovate altre molto carine, solo che stiamo ancora studiando come impostarle. Perché lui le trova tutte su canali magari stranieri. E quindi ogni volta dobbiamo un attimo capire, vabbè. Ne ho trovato una in Repubblica Slovacca. Davvero? Sì. Oh mio Dio, come fai a capire cosa dicono? Ma ovvio, io sono stato anni e anni ma in Slovacca. Praticamente ho fatto un master in particolare in culture zoologiche della Slovacchia. E mi sono concentrato più sull'aspetto morfologico del territorio. Ah, ecco. Ho discusso con dei miei colleghi ai tempi che furono perché ero geologo. Bloccatelo, facciamo qualcosa. E comunque le aspettative che avevamo in quel periodo non si sono rivelate tali e quindi siamo dovuti rientrare in Italia. Ah, e quindi insomma questo per dire che ha capito la challenge in slovacco. In slovacco. Immaginiamo cosa. Comunque tutto tratto da una storia vera, ci sarà il mio film a breve, e Repubblica Slovacchia e oltre, se volete scaricarlo, anche il libro farò, non vi preoccupate, quindi vi terrò aggiornati sulle mie esperienze. Signore. Iniziamo malissimo, passate. Guarda che dobbiamo imitare un sacco di faccine, se già iniziamo così non finiremo mai. Ma io mai. Sono già una faccina di mio. Sì, su quello. Anzi, diteci subito, secondo voi, che faccina siamo io e lei, così? È vero. No, così l'ho già indovinata, è quella del pensatore. Del pensatore? C'è quella del pensatore? Sì, c'è la faccina del pensatore, l'avevo messa anche un periodo. Comunque, di tempo. Immobili, facciamolo. Come immobili? Tu stai ferma, dritta, è come se facessi la foto nostra in questo momento e facciamo che faccina siamo così. Ah, ok. Sotto parte wanted e ricercato. Sembrerebbe. Vabbè, chissà che faccina siamo. Diteci che faccine, che fascine, che fascine siamo. Dieteci un po', fateci sapere con un like qua sotto. Allora, lo scopo della challenge è semplicemente imitare le emoji di WhatsApp, quelle che si usano col telefono per un po' per tutto, e indovinare quale emoji ognuno sta. Ah, quindi tu mi fai l'emoji e io devo indovinare. Sì. Ok, va bene. E poi non puoi ripetere quella che faccio io, quindi parto non io. Non sia mai, ragazzi. Allora, vai aspetta. Con la prima fascina emoji. Okay. Alla fascina di emoji. Aspetta. Ah no, devo riguardarla. Perché te la dimentichi. Io sì, ok. È quel rincoglionito che c'ha un occhio chiuso così e l'altro aperto. Praticamente è con la faccia... È l'occhiolino, non è un rincoglionito, è l'occhiolino. È un po' rincoglionito. Non l'hai indovinata. Come l'occhiolino? L'occhiolino dovevi dire. Sembrava braccio di ferro così. Ma dai! L'occhio ti mancava la pipa e la braccio di ferro. Falla tu. Guardate come si fa la faccina. Quella è la faccina? No, è una faccina, è il dito all'insù che chiede di... Ma dai, Baso, devi fare la faccina, ma tu sta barando! Guardate però, è uguale, identica. Dai. La posso fare anche al contrario? Al contrario, guardate, e là! Questa era bella. Ma dai, ti faccio una faccina seria, ti faccio, va? Anche se questa era bellissima. Dai! Allora, non si sblocca oggi con l'impronta, eh? Che ne so io. Cos'è successo? Ti ha toccato il cellulare? Ti ha toccato. Mi vado a giocare con il cellulare. Eh no, vabbè, la faccina che ha una lacrimuccia. Mi si è capita? Sì, la stavi imitando, quindi sono 2-0. Come 2-0? Sono uno pari al massimo, perché io indovino. Tu ti ho fatto... Ah no, hai vinto. Sì, hai indovinato. Sei 2-0 perché io non ho indovinato la sua e
E tu hai indovinato la mia, esatto. Ma botta che a parte che l'ho indovinata la tua. Vado avanti, va? Cioè, andiamo avanti, va? Quella che sorride, normale così da scemo. Ma questa non è quella che sorride, per me è sempre stata la faccina seria. No. Spacca tutti i denti, non è la faccina seria. È quella lì un po' furbetta così, ho spaccato tutto in casa. Ah, è così? No, io l'ho sempre intesa come una faccina seria, cioè, non l'ho mai usata. Questa qua, è quella è lì. Questa. È quella lì che quando fai una marachella praticamente. Questa qui. Sì, sì, quella delle marachelle, secondo me. Io la intendo così. Quella lì che ha spaccato qualcosa in casa. Mamma, sono stata lì. No. Ah, sì? No, io non l'ho mai usata. Pensavo che fosse quella arrabbiata. Ma chi? La faccina arrabbiata. Ma questa qua è la faccina arrabbiata. Ma che faccina arrabbiata? La faccina arrabbiata... Ti faccio la faccina arrabbiata. Ma quella la puoi evitare tu che sei sempre tutto rosso. Così. Con le sopracciglia giù. Tutto nero, aspetta. Guarda che sono diventato più rosso. Questa faccina, siamo 2-2 perché ho fatto la faccina rossa. Ah, ok. Vale doppio. Io devo alzarmi un attimo per fare l'altra faccina. Devo prendere una cosa. Cosa devi prendere? Gli occhiali da sole. Dai, ma perché mi sgami? Allora, ma perché no, ci giocavo nel 64 io. Ne prendo un altro. Dai, devo alzarmi. Vado. Quella che si taglia i capelli. Cioè, ma non è difficile interpretare le cose, ragazzi, mi sembrano... Dai! O proprio abbiamo bevuto, siamo un po'... Ma aspetta, non era facile. Quella che ti taglia i capelli non era facile indovinarla. Quando l'hai vista quella faccina? Io ho visto tutto, ho visto. Vai, chissà se c'è questa qua. No, non c'è quella lì. Mettiamola, ragazzi. Ma non c'è. Mettiamola, che cazzo. Non so, mi ha chiamato pure mia madre adesso, sto facendo. Ciao Angela, salutiamo Angela che non ti rispondo, c'è un motivo, mettiamole giù. Allora. Non c'è quella col trucco? No, c'è quella che ti mette lo smalto di emoji. Lo smalto? Cioè, le emoji delle unghie con lo smalto. Hai preso? Ah, è vero, lo smalto, ma fregato. Questa è lì. Vabbè, tocca a me. Vai. Ah, questa è la faccina da pervertito. Era quella? Questa è la pervertito. Sono stato convinto con le faccine. No, non è vero, in realtà. Bravo a farle. Io ho un problema con le faccine, nel senso che per anni ho pensato. No. Per anni? Io do una mia interpretazione alle faccine e per anni non ho mai utilizzato quella che piange dal ridere, non so se avete presente, perché pensavo che in realtà stesse piangendo. Questa è un racconto... No, aspetta, una volta l'ho mandata a una mia amica perché volevo piangere. Cioè, le ho scritto una cosa per cui volevo piangere. Dai, vado! E lei mi ha scritto, ma guarda che quella è la faccina di quando ridi. E lì mi si è aperto un mondo. Io faccio stata ridere, ma che cazzo mi mandi le faccine che rido? Mi ha lasciato un ragazzo! No, era una cosa simile. Sì, ma anche te. Mi ha lasciato un ragazzo, no, però era qualcosa, qualcosa di brutto. Di non... E io ho mandato quelle che... Cioè, ma vi rendete conto? La faccina che piange è per lei quella che ride, magari. Piange dalle risate. No, beh, tipo quella serie che hai detto prima, per me è sempre... Cioè, quella che tu dici che ho fatto la così è da marachella. Va bene, scelgo un'altra. Cioè, ho mandato all'amica quella che ride per una situazione triste. Comunque, vabbè. Vabbè, però poi lei mi ha spiegato. Scoprirete tutto in edicola con Ah, ok, ce l'ho. Aspetta che devo fare giusto l'espressione della bocca. No, così... Beh, facciamo un primo piano, bello. Schiacciate tutto. Fai il primo piano. Guarda la bellezza in persona. Ragazzi, tutte quelle che scrivono sotto il video, sei bellissima. Aspettate. Cioè, non ce l'avete 24 ore su 24 come me. Non ce l'avete di primo mattino. Di primo mattino lei così. Nel letto, sul cuscino così. Che faccina era? Questa è la faccina, non lo so, la faccina un po' allibita, non lo so, questa non lo so. Hai dei peli di gatto. Adesso non muovo. Quella così, no aspetta, non è solo la bocca, guarda bene. E gli occhi spalancati. Qual è la faccina? Cerca! Posso cercarla, pensavo di indovinarla. Ma tutti possono cercarla? Non sapevo il regolamento, non sapevo il regolamento, scusate. Ah, non ce l'hai tra queste, eh? Sarà di qua, sarà. Baso, hai perso. No. Dai. Sarà questa qua, con gli occhi. Era questa. Sì, ma non avevi i pomelli. Se non hai i pomelli... Ma smetti, avevo gli occhi sbarrati e la bocca tirata. Va.
Questa è quella che tira fuori la lingua. Io quella la uso quando ho fatto le marachelle. Ah, basta, mi sta venendo un crampo. Ma questa è quella che in realtà c'è anche con un occhio aperto e l'altro tirato. Sì, ma sì, con la con lingua, lingua fuori. Vero, io questa la uso quando ho fatto le... quella... Quelle che volete vi faccio. A chiamata, mi ha dato un messaggino. No, questa è quella che io uso quando ho fatto le marachelle, non quella che sembra la... La marachella è così. Devi fare anche così il sonoro, sennò... Sì, non batti i denti, però così e anche rientrare un po' con le spalle. È molto espressiva. Ma non c'ha le spalle l'emoji. Ma l'emoji no, però sarebbe con le spalle così quell'emoji, lo sai? Cosa sarebbe sta roba? Un cappello? No. Che cacchio? Cercala. Tu cercala se vuoi. Infacide. Ce l'hai. Aspetta, la usi anche tu? Così? Fai vedere quella con l'aureola? No. Hai ancora un tentativo. Con l'aureola avrei fatto così. Ah, ok. Ho fatto così. E? Così? Sono negata a sto gioco. Sta ferma. Ecco perché non voleva fare la challenge, perché sapeva che non avrebbe indovinato. Ma no, ma non mi capisco. E io sono la persona più negata al mondo a mettere le emoji. Qual è questa qua? Era questa qui, Baso. Ma ti sembra così? Avevi gli occhi chiusi? Avevi ma gli occhi, occhi chiusi? Aveva gli occhi chiusi, così. Ha gli occhi chiusi? È no. Così. Fatemi sapere se aveva gli occhi chiusi. Adesso metti non ha gli occhi chiusi. La metto sempre, ma non ha gli occhi chiusi. Ha gli occhi chiusi, è così. Dai, fanne un'altra, hai perso. Questa è la faccina della bomberia, cioè è la mia faccina, quella che gesticoli. Quella così, sì. Ciao, con che i capelli un po' lunghi. Che mi ha messo anche davanti all'immagine, è di qua o di là che fa così? Sì, è così, ma no, così. Fa anche, sì, c'è così. Anche quella così? Sì, ma ah, così c'è anche, sì. Per me è no. X-Factor, è vero. X-Factor, l'hanno fatta quando è uscito X-Factor per la prima volta in Italia. È quella riflessiva con gli occhi in alto. Questa. Non è riflessiva questa. Ma come non è riflessiva? Si chiama la faccina che è stufa. Questo è quando ti stufi. Ah, quella stufa, sì, così. È vero. Indovina questa. Non capisco se sei arrabbiato o no. Allora è quella felice, semifelice. È quella semifelice. Non la trovo. Se non la trovi non vai, 3 secondi, 3. Dai, è questa 2. Qui. Cazzo, sì. ma sono troppo bravo a fare le faccine per quello, ragazzi. Ok, tocca a me. Vai. Aspetta. Ah, beh, quella con la lingua di fuori. Questa è una delle poche che c'è con la lingua di fuori. Non ce no, ma di quando la lingua di fuori? Ce ne sono tante. Come di quando? Lingua di fuori. Cosa vuol dire questa lingua di fuori messa di qua? Cosa vuol dire? Come che deve avere un significato per forza? Devi dargli un senso, sennò come le usi? Qual è? Fammela vedere. Quella con la lingua di fuori, falla di nuovo. È quella con gli occhi chiusi. No, era questa qui. Non vedi che la lingua è quella con la lingua di lato. Quella con la lingua e di lato di fuori. Non vuol dire la lingua di fuori, vuol dire che ma, che buono quello che stai mangiando. Chiama un po' i giudici. Ma dai, ma stiamo parlando, Stai perdendo alla grande ma questa volta. Allora, a me fa cagare sta emoji challenge. Basta, non la faccio più. Io non ci gioco più. Ma dai, basta. Guarda quando perde. Lui è incredibile. Se perdo io è tutto lì. Ma può... Ti lamenti perché perdi, poi perde lui e fa le scene epiche. Io non ci gioco più, non mi piace. Dai, l'ultima. State tutte barando qua. Ma non è vero. Ce l'avete contro di me. Sì, ce l'avete contro di me soprattutto. È la faccina imbronciata. È difficile muovere. No, cioè. Non ci riesco. Qual è? Dove cavolo è? Io non la uso, mi sa. È questa. Questa qua. Ah, tu la usi sempre, io non la uso mai quella lì. Un po' perplessa. Ne ho una. Aspetta, stai così, Ma bravo! Ma sei un cretino! Aspetta, ma che scemo! Allora, com'è che era? Non te la faccio più vedere. Rifalla. Aspetta. C'è la lingua di fuori o non c'è la lingua di fuori? Non mi ricordo più. Ragazzi, indicazioni errate qua comunque. Mi pare che comunque... No, non c'è la lingua di fuori, aspetta. No, ma adesso è cambiata tutta. Prima era così, e poi adesso è così, e poi... ma che è? Com'è? Così? Non riesco a dire... Così. Sarà una di quelle... L'hai già provata, l'hai già passata. Questa qua sarà... No, era questa, Questa qua, questa qui. Quella.
Basta, sì. Baso non è capace di fare questa cosa. Io sono legato ufficialmente all'emoji. Eppure challenge. Lui le emoji le usa un casino, io molto meno. Vado un casino con le emoji. Così, così, tagli i capelli, metti la cera. Poi c'è anche quella che fa così. Ah già, è vero, così. Com'è quella lì? Cosa vuol dire Maia? Quella? Tipo, è quella ciao. Di Aldo Giovanni Giacomo. Poi quell'altra c'è? Che mi piace, che io uso, le abbiamo messe tutte. No, io faccio sempre quella. Ah no, io uso anche quella così. Io faccio sempre quella maliziosa. Sì, quella da pervertito. Sempre quella mette. Quella dei doppi sensi. La challenge finisce qui. Mi fai un bel rally. Baso adora i rallenti, lui mi farebbe ciao. Montare tutti i video con solo rallenti. Una volta glielo facciamo un video di lui che fa qualcosa. Sì, a io rallenti. Voglio fare a rallenti una roba con tipo la sigla di Momenti di Gloria. Non è tu. Io ho fatto l'inizio. Basta, basta. Iniziava così. Con la fatica, con la goccia che va a rallenti. Basta ragazzi, veramente basta. Salutiamo. Ci vediamo domani con il nuovo video. Ciao. Oh.